diventata ormai obsoleta, se non addirittura scomparsa. Il candidato ci consegna la figura del randomante attraverso un excursus storico sulla pratica ad un lavoro empirico sul territorio delle campagne fiorentine e ci mostra come questa sia solo rimasta limitata nel tempo, ma tuttora utilizzata nonostante gli sviluppi tecnologici, si potrebbe pensare il contrario. Un lavoro sulla scienza, ma anche sulla credenza nella magia, e ad oggi ancora resiste negli individui che il candidato riesce a mostrarci in tutte le sue pieghe, spiegando con cura ogni passaggio che porta alla sua conservazione. Gli hanno realizzato un lavoro che si alterna continuamente tra la sua partecipazione a distanza dal suo materiale di studio. Se da un lato, come lui ammette, la fascinazione per questa pratica lo porta ad essere emozionante e coinvolto nella ricerca, dall'altro la necessità di dare una dignità scientifica ad una pratica purtroppo legata alla credenza magica lo spinge verso una distanza e un rigore nella descrizione. L'uso dell'illustrazione come mezzo di rappresentazione del suo materiale di studio è emblematico. In questo senso, come fotografia, il libro espone una più grande oscillazione fra oggettività e soggettività. Prego. Io vorrei cominciare con un breve corto animato di 3 minuti, se ti piacerebbe. Di saltare Marica, io stesso provai il medesimo percorso, spingendo saldamente il ramo, ma giunto al punto dove la domanda della reazione in precedenza, io non avvertì nulla. A questo punto Marica portò le mani sulle mie spalle, subito avvertì una lieve spinta verso l'alto provenire dal ramo, e proseguendo la forza continuò ad aumentare, facendo salire la punta di 20 cm. Poi il ramo raggiunse il picco, inclinandosi circa 45 gradi.
Proseguendo, la tensione si esaurì velocemente e il ramo ritornò parallelo al terreno. Sono tuttora convinto che la spinta che fece muovere il ramo durante la prova non provenisse dalle mie mani. Dunque, questo video, questo corto animato, è stato realizzato al termine della mia ricerca. E appunto, attraverso questa esperienza ho potuto. Ma successivamente a queste appunto, prove sul territorio mi sono dovuto confrontare con una parte opposta, diciamo, allo studio antropologico, ovvero allo studio antropologico sul territorio, ovvero la documentazione sui libri, sui testi che erano disponibili riguardo all'argomento. E confrontandomi con queste letture mi sono accorto di un elemento di contrasto, di una quasi una problematica che caratterizza questa materia, ovvero che le risorse scritte teoriche che ne parlano sono spesso l'una con l'altra in contrasto, in quanto da un lato si ha una trattazione della materia da un punto di vista molto scientifico, con un'analisi che cerca di essere il più razionale possibile e diciamo che al fine di mettere in dubbio l'efficacia della pratica attraverso appunto la sperimentazione scientifica e si conclude con una critica solitamente di questa ricerca. Dall'altro lato i testi che ho detto che invece erano stati scritti da sostenitori erano di un tipo più manualistico, nel senso che cercavano di insegnare in qualche modo e discutere la pratica in termini più vicini a materie appunto pseudoscientifiche, quasi rientrando nell'ambito del paranormale, del misticismo, sicuramente influenzati da una spinta moderna verso queste materie più mistiche, appunto. E, quello che ho fatto fatica a trovare in queste documentazioni è stato un approccio di ricerca di tipo più antropologico, che studiasse il fenomeno diciamo come tale, documentandolo e descrivendolo. Quindi qui si è potuto affrontare il primo problema nella mia ricerca, la prima grande tematica, che è stato il fulcro della prima parte del mio testo, ovvero il grande significato della definizione della rudomanzia. Infatti, per quanto diciamo la definizione tradizionale parli della rudomanzia come arte divinatoria, quindi la ricolleghi a un pensiero magico. Buona parte dei testi riguardi invece si appoggiano su tematiche scientifiche per discutere il tema, trattandolo appunto come una materia scientifica, ma spesso non trovando comunque in questa trattazione scientifica una conclusione che possa mettere d'accordo le due parti. Questo si può notare anche dalla terminologia usata per chiamare la rudomanzia nel mondo. Infatti la rudomanzia è conosciuta come la rudomanzia in Italia, ma per esempio in Francia il rudomanzia viene chiamato sorcière da fonte, quindi il nome si ricollega un po' alla pratica e alla sua applicazione empirica, mentre per esempio negli Stati Uniti si usa ancora il termine water witcher o water witching, che si ricollega al termine witch, strega, quindi si nota un legame molto più profondo con una sorta di appunto con la magia e con queste credenze popolari. E è stato proprio questo contrasto tra i modi in cui questa materia è stata esaminata a spingermi a scegliere l'illustrazione come mezzo di espressione per realizzare questo lavoro, in quanto più della fotografia ho ritenuto l'illustrazione adatta a rappresentare quegli elementi di questa materia che magari non sarei stato in grado di catturare
o trasportare così efficacemente nel testo. Quindi l'ho utilizzata anche per evidenziare momenti e concetti che si richiamano più appunto alle applicazioni magiche della materia. E, nonostante ciò, ho voluto comunque mantenere nell'impaginato un rigore che richiamasse un po' l'aspetto scientifico di questa materia, quindi che non la riducesse solamente a una forma di credenza magica, credenza popolare, ma comunque riuscisse a trasmettere anche l'aspetto appunto più scientifico, più razionale. E questo mi ha portato al primo punto, all'analisi di questa pratica. E la prima parte che ho voluto trattare è stata la storia. L'analisi storica di questa materia è stata molto importante perché ha messo in mostra ha spiegato il contrasto anche non solo come intrinseco questa materia, ma anche dipendente da fattori appunto che esulano la materia in sé, vanno a ritrovarsi anche nella società, nel tempo, nel luogo e nelle esigenze delle persone che si sono interessate di questa materia, che l'hanno utilizzata. E per esempio, temporalmente vediamo che la radomanzia cerca di giustificarsi, cerca una risposta nei suoi meccanismi, seguendo un po' quelli che erano il pensiero sociale, il pensiero popolare in quel momento. Quindi si vede che inizialmente viene considerata puramente una forma magica, successivamente si appoggia anche all'alchimia per spiegarne i meccanismi. Poi ci sarà una attorno al 1700, tra il 1700 e il 1800, la radomanzia includerà nelle sue pratiche degli aspetti religiosi e dei rituali religiosi, questo perché cerca anche di difendersi dagli attacchi che sono stati mossi dalla Chiesa. E infine, dal 1800 in poi, con scoperte nel campo scientifico che trattavano forze di carattere invisibile, come per esempio l'elettromagnetismo, le radiazioni, la radomanzia cerca una risposta, un confronto con le scienze. Questo passaggio, questo momento, determina un cambiamento nella pratica. Quindi la pratica non muta solamente a livello di concetti e di teorie su cui si basa, ma muta anche nei modi e nei metodi. Infatti si ha un aumento degli strumenti che vengono utilizzati. Inizialmente la pratica si basa solamente sull'utilizzo di un ramo tenuto con due mani o al massimo i palmi delle proprie mani. Successivamente viene introdotto il pendolo come strumento e a questo seguirà l'introduzione di molti strumenti e materiali diversi. Questi cambiamenti poi segneranno anche il passaggio della radomanzia alla radiestesia, ed è il momento in cui la radomanzia viene in qualche modo assorbita da tutto questo più ampio ventaglio di materie che si basavano al tempo appunto sullo studio di queste forze nascoste e che prendevano sia dalla scienza ma anche da quelli che erano i movimenti, cioè anche dallo studio dei fenomeni paranormali che nel 1800 era molto presente. E infine nel XX secolo anche la cultura New Age influenza molto la radomanzia, assorbendola e creando appunto questo nuovo modo di concepirla. Quindi questa ricerca storica mi è servita per capire un po' che la radomanzia non ha una vera e propria definizione, ma la sua definizione è cambiata ed è risultata mutevole a seconda dell'approccio che è stato utilizzato durante il tempo per la sua analisi, di quali erano le correnti le correnti di pensiero che caratterizzano il momento storico. Ma una componente che ho voluto analizzare della radomanzia e che diciamo la caratterizza nel suo contrasto con la scienza è la componente magica. Quindi un secondo capitolo della mia tesi è stato dedicato all'analisi della radomanzia come forma rituale e quali fossero i legami che ancora permangono con il mondo magico.
magico. E quello che ho trovato è stato che, per quanto molti aspetti della rattomanzia non coincidano con quello che, con quella che è la magia, per esempio non vi è una tradizione legata a un preciso luogo, una tradizione trasmessa verbalmente in questo caso, ma si limita, diciamo, alla comprensione, all'utilizzo empirico, quindi come strumento. Tuttavia lo strumento stesso, ovvero il ramo, potrebbe rappresentare un oggetto magico, in quanto, secondo l'antropologo James Fraser, rispetta il concetto di magia contagiosa, per cui il ramo è collegato all'albero, che è collegato all'acqua, e questo percorso farebbe sì che in qualche modo il ramo e l'acqua sono collegati e rimangono in contatto anche dopo la recisione. E in questo caso il rabdomante, appunto, seguirebbe i processi della magia contagiosa. Tuttavia, l'altro aspetto che mi ha premuto analizzare è il legame con la scienza, quindi in opposizione ai legami con la tradizione magica. E da questo risulta che la rabdomanzia ha cercato di avvicinarsi alla scienza, di utilizzare teorie scientifiche per trovare una spiegazione, quando la scienza, appunto, è divenuta il metodo prediletto nella società per conoscere e sondare qualsiasi fenomeno, grazie. Esattamente, quindi i sostenitori hanno cominciato ad appoggiarsi a queste teorie e studiare queste scoperte in funzione della rabdomanzia, utilizzando prima galvanismo, elettromagnetismo e infine le radiazioni come cause del movimento della rabdomante. E tutte queste forze hanno come minimo comune denominatore l'esistenza di onde, di vibrazioni, che sono, diciamo, che fondano la teoria generale di questa trattazione scientifica della rabdomanzia. Tuttavia questo meccanismo ha spinto anche la rabdomanzia ad ampliarsi e a essere considerata da rientrare nel territorio delle pseudoscienze, perché questi test e queste prove alla fine non hanno mai portato ad una conclusione effettiva e sondabile al 100%, e quindi sono nate tutte queste forme dalla rabdomanzia per radiostudio, poi sono nate altre forme di utilizzo di queste energie invisibili, che sono la radionica, la radiestesia, la geobiologia e molte altre, che appunto si basano un po' tutte sulla stessa teoria, ma non rappresentano quella che è la rabdomanzia originale, quindi quella converga, quella che è più ricollegabile al mondo magico. E se durante la mia analisi, quindi, ho trovato molti elementi contrastanti in questa materia, un denominatore a tutta la rabdomanzia è messo col territorio, quindi il forte legame con il luogo in cui questa viene applicata, perché effettivamente tutte le giustificazioni, insomma tutte le spiegazioni che sono venute dopo nel corso della storia per trovare un significato alla rabdomanzia sono successive al suo utilizzo come pratica empirica per trovare l'acqua. Inizialmente la rabdomanzia era semplicemente questo. E quindi in questo caso il legame col territorio è molto importante, perché diventa una pratica a fini sociali. E qui ho fatto anche distinzione tra la rabdomanzia rurale e urbana. In questo caso la rabdomanzia. Oh, scusate, avevo girato le due cose, lo descriverò. La rabdomanzia urbana è, appunto, sviluppandosi in territorio cittadino, risente di più da queste influenze relative alle nuove teorie scientifiche, alla cultura new age del paranormale, e dimostra un ventaglio più ampio di applicazioni e di strumentazioni. Mentre la rabdomanzia applicata nel territorio rurale è quella che si serve ancora della verde come strumento e non cerca una giustificazione in qualsiasi tipo di teoria, ma semplicemente permane attraverso il suo utilizzo, attraverso la richiesta, attraverso la necessità delle persone, in questo caso nella campagna principalmente di contadini, che chiedono ai rabdomanti di trovare l'acqua. Della rabdomanzia rurale non vi sono, nella rabdomanzia rurale non vi sono fonti scritte o metodi di insegnamento della pratica attraverso testi, cosa che invece succede
urbani, e quindi l'unico modo per sfondare la pratica è diciamo, interfacciarsi col territorio, anche perché questa dipende, di solito si sviluppa in zone molto circoscritte, cioè i radunanti lavorano in zone circoscritte, questo quindi mi ha spinto a cercare dei radunanti, a trovare un contatto con persone che di questa pratica, che potevano parlare di questa pratica nella mia zona, quindi in maniera specifica nella provincia di Forlì e nella mia provincia di Ravenna. E qui si apre la seconda parte della mia tesi, che racconta le esperienze che ho avuto con questi radunanti, e in questo caso l'illustrazione sarebbe più d'accompagnamento, quindi non è più un'illustrazione dallo scopo principalmente descrittivo, ma vuole accompagnare questi racconti. Ho potuto parlare con persone che lavorano anche nel campo della trivellazione dello scavo di pozzi, che si appoggiano a radunanti. Ho potuto sentire le storie dei radunanti che mi hanno descritto come siano venute a conoscenza di questa pratica, e infine ho potuto assistere di prima persona e diciamo sondare io stesso in cosa consiste questa pratica. E questa è stata la mia ultima esperienza, che ho voluto raccontare nella parte delle prove conclusive e su cui poi ho realizzato il corto animato. A conclusione di questa esperienza, Marta, la radunante con cui ho lavorato per quest'ultima prova, mi ha consegnato il suo ramo che avevo usato. Tornato a casa, ho appoggiato questo ramo sul tavolo e osservandolo diciamo, mi sono accorto che effettivamente l'inerte su quel tavolo non aveva più alcun valore, per chiunque sarebbe passato avesse visto quel ramo l'avrebbe considerato un normale ramo, mentre per me questo oggetto ormai aveva acquisito un valore che in quel momento era soltanto conservato nella mia memoria, anche riguardando filmati e foto che avevo scattato, perché comunque ho utilizzato diciamo, all'inizio delle risorse di questo tipo, e ho riscontrato che non trasmettevano, cioè si vedevano immagini di questa bacchetta che si muoveva, ma non trasmettevano l'importanza e il significato del momento. Quindi sono la conclusione che solo attraverso la partecipazione, l'osservazione di questa pratica nel suo territorio, mi è stato possibile, diciamo, comprenderla e capire al meglio il significato, per quanto questo abbia comportato anche una compromissione magari di un approccio totalmente razionale, credo sia stato l'unico metodo per poter sondare appieno la radomanzia. Questo è quello che ho appena scritto, e così concludo la mia tesi. Grazie. Grazie. Sì, tutto il resto dal testo. Grazie, mi interessa sapere la tua.
studio della tua ricerca e che comunque sarebbe stato documentato in qualche maniera, anche che ti hanno accolto, hai trovato difficoltà in questo senso, tu hai trovato persone disponibili a condividere anche i loro fra virgolette segreti, loro... Sì. E dunque questo è stato un momento fondamentale, anche molto interessante del progetto della ricerca, in quanto inizialmente mi ero posto nei confronti della radiomanzia come qualcosa che veniva molto criticato nella società contemporanea, in quanto diciamo, è sicuramente una pratica che è in contrasto con quelli che sono i dogmi su cui ci basiamo. E quindi ho cercato inizialmente, avevo paura di una diffidenza nei miei confronti, avevo paura che pensassero che volevo in qualche modo testare questa teoria e giudicarne l'efficacia. Però una volta che ho spiegato che in realtà ero molto interessato anche agli aspetti semplicemente sociali, antropologici, ma in realtà anche prima si sono dimostrati sempre molto disponibili, perché effettivamente nelle campagne dove la mia ricerca si è concentrata, la radunanza viene ancora utilizzata come semplicemente pratica per trovare l'acqua. Quindi non sono tutti i radunanti con cui ho parlato, per quanto fossero al corrente delle teorie che sono state utilizzate per ricercare la pratica, non sono mai dimostrati davvero interessati ad una spiegazione. Loro dicono che questa cosa funziona, che la utilizzano, e questo basta per giustificarla ai loro occhi per giustificarne l'impiego e la propagazione nel territorio. Quindi ho trovato persone molto disposte a collaborare, a raccontarmi diversi aneddoti, diverse storie. Sicuramente mi hanno detto che questa cosa del mantenere segrete certi metodi, e soprattutto è relativa all'esperienza del radomante, perché più il radomante diventa esperto, più affina la sua tecnica in qualche modo, e quindi certi sono restii a spiegare i loro metodi. Però io, siccome ero un esterno che sondava l'argomento, non ho riscontrato molti di questi problemi, e per lo più sono dimostrati tutti molto disponibili. E Marica è giovane. Marica è giovane. Quindi, ci saranno sempre nuovi argomenti. Nella mia tesi affronto anche brevemente questo problema, perché ho parlato anche con Matilde, che è una ragazza di Forlì della mia età, e abbiamo parlato solo telefonicamente purtroppo, e lei è una ragazza che semplicemente da bambina è stata, il padre gli ha fatto utilizzare la verga e si è accorta di avere questa sensibilità. Poi non ha coltivato questo dono, e parlando mi ha descritto in viva voce, perché lei ha fatto una prova in viva voce, quanto per lei fosse sorprendente questa cosa, fosse una cosa che non comprendeva bene, non l'ha mai approfondita come pratica, in quanto lei stessa si rende conto della sua difficoltà di integrazione nel contesto.